Operazione l'abbiamo denominata Verde Bottiglia perché i collaboratori di giustizia ci raccontano che la devozione di Gennaro De Angelis nei confronti di Francesco Schiavone, detto Sandokan, era talmente forte che quando un giorno Schiavone lo vide con questa autovettura di grossa cilindrata di colore verde bottiglia, una Jaguar molto bella, se ne invaghì talmente che Gennaro De Angelis immediatamente decise di regalargliela come sorta di omaggio alla Capoclan. Sono circa 30 anni che questi soggetti appartenenti al clan dei Casalesi, affiliati al clan dei Casalesi, si sono spostati nel Basso Lazio, in particolare nel Sud Pontino e nel Frusinate. Già da molti anni operavano in quel territorio svolgendo tutte le attività classiche di un'organizzazione criminale, in particolare le estorsioni e anche traffici di armi che facevano uscire dalla base militare americana di Gaeta. Successivamente, quando i colpi dell'autorità giudiziaria delle forze dell'ordine si sono abbattuti in maniera decisiva sul clan dei Casalesi, ridimensionandone il territorio e la capacità operativa, il gruppo che fa capo a Gennaro De Angelis è diventato un gruppo praticamente autonomo e dedito al riciclaggio dei proventi delle attività illecite nel territorio del Frusinate e del Sud Pontino, e in particolare riciclavano i soldi che provenivano dai traffici di auto verso il centro nord Europa, che venivano esportati senza i pagamenti di IVA, fintamente esportati senza quindi il pagamento di IVA, operando quindi delle truffe in danno dell'erario o in danno di privati in alcune circostanze.